sull'altare della patria giunge al milite ignoto l'omaggio del Presidente della Repubblica, recato dai corazzieri. Alla corona del Capo dello Stato si aggiungono quelle recate dalla rappresentanza del Senato e quella accompagnata dalla rappresentanza della Camera dei Deputati. Il vicepresidente Piccioni e il sottosegretario Andreotti rappresentano il governo. Salgono a loro volta verso il sacello dell'eroe sconosciuto i rappresentanti dei mutilati di tutte le armi che depongono una corona da loro. A Montemario il maresciallo Juin rende omaggio ai caduti della sua patria immolatisi nella campagna per la liberazione d'Italia. Ed ora entriamo con la folla delle caserme. Alla Cecchignola festa e spettacolo assieme. I soldati del secondo autogruppo montano un autocarro SPA nello sbalorditivo tempo di 35 secondi. Ecco fatto, e via col vento tra i compiaciuti applausi degli spettatori. Entrano in scena i bersaglieri. Qui cambia ritmo. Presentiamo i granatieri che camminano a ritroso nel tempo. Ci troviamo agli albori del corpo, le divise e le armi lo testimoniano. Ma questa dice che ci troviamo già ai nostri giorni. Ed ecco l'Arno, siamo a Firenze. Questa è la caserma dei lupi di Toscana, lupi pacifici, gioviali e altresì robusti. Attenzione giovanotto, c'è un bagno in vista. E chi arriva alla caserma degli alpini? È inutile dirlo, fra questa folla c'è il vecchio che viene a trovare il suo boccia con un buon fiasco e con una bella figliola. Vino e fidanzata, regalo da 4 novembre. Il vecchio genitore segue l'esempio. Il giovane è degno di tanto maestro. Napoli, Gran Pavese, navi alla fonda, marinai sul presentatarmo. L'ammiraglio Girosi appunta la medaglia al petto di un valoroso. Siamo di nuovo a Roma, al Teatro dell'Università, spettacolo per le forze armate. La platea è attentissima. Catena dei mattoni, rotta e intatta, oblar, il cucito mi spatta. E adesso la parola ad Alberto Talegalli. Ti fatti con gli strofoloni di Gran Turco che ti fanno venire tutte smiotte. Tutto questo è bello, gli piace alla gente. Il pubblico di eccezione se la spazza e applaude soddisfatto.